igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali, al tuo servizio. Fabio Grillo Agenzia Funebre, unica sede, Viale De Iulis 68 70 72 Rieti, telefono 0746 20 30 34. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com. Bigmat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabbricanti. Sognare, inventare, costruire. Amici sportivi, buonasera, di nuovo insieme con un titolo emblematico. Trovata la perdita, intendiamo chiaramente la perdita che si presuppone ci sia, anzi c'è esattamente, dell'acqua, ma probabilmente dovrebbe essere dietro la tribuna Terminillo, ma saremo più precisi da qualche momento, perché insomma c'è un personaggio qui, l'ospite della nostra trasmissione, che ci dirà effettivamente come stanno le cose. Ma abbiamo tanti argomenti da trattare questa sera, oltre che della partita persa ad Arezzo di rigore, sul rigore peraltro sacrosanto. Insomma, stiamo così attendendo la gara di domenica prossima con l'ultima in classifica e poi il recupero del giorno del mercoledì successivo, insomma, per definire un po' come vanno le cose. Presento subito gli ospiti della serata. Annunzio Lucci, buonasera Annunzio. Buonasera. Simone Lunari, buonasera Simone. Buonasera a tutti. C'è Davide Festuccia che mi diceva questa sera ci sarà da divertirsi. Perché ci sono dei messaggi curiosi che ci sono arrivati in questi giorni. Già, prima della trasmissione. Sì, hanno cominciato già, svero, il tema era caldo, cose belle. Sono le 21 e 3 minuti, esattamente, concomitante con la partita Villarreal-Juventus, quindi non so se preferiscono vedere Villarreal-Juventus. Un po' e un po'. Villarreal di Sport, un po', vediamo quello che succede. Allora, vediamo i risultati e la classifica di quello che è accaduto domenica. Sì, eravamo alla quarta giornata, se la regia mi aiuta, li possiamo andare in grafica. Arezzo Rieti 1-0, Foligno Gavorrano 1-3, Pianese Cannara 1-0, Poggi Bonzi Flaminia 2-0, poi San Donato Trestina 2-2, San Giovanese Montespaccato 0-0, Scandicci Cascina 1-3, Tiferno Unipomezia 1-0, Livorno Lornaro 1-2. L'Unipomezia è di qualche minuto fa, di qualche ora fa, l'esonero dell'allenatore, è tornato Solimina alla guida della panchina dell'Unipomezia. Questo per dire che sta succedendo di tutto nei bassi fondi della classifica. In base a questi risultati vediamo la classifica che si è venuta a creare, con il Poggi Bonzi che è passato in testa alla classifica dopo tantissime giornate nella seconda e terza posizione, poi il San Donato con 48, Gavorrano 41, Arezzo via via tutte le altre. La parte che ci interessa a noi è quella a destra, dal Monte Spaccato, anzi dallo Scandicci in giù, che vede Scandicci 25, San Giovanese 23, Foligno 21, Unipomezia 20, Cascina, Rieti e Cannara 17, chiude Livorno con 12. Sempre la curiosità nella parte destra della schermata, le squadre che debbono recuperare sono Monte Spaccato, San Giovannese, Foligno e Rieti, quindi insomma la classifica potrebbe cambiare. Comunque di la Juve già vince 1-0, svero. La Juve vince, chi ha segnato? Già adesso, ancora non l'ho letto, ma sta già vincendo 1-0. E noi stiamo pareggiando perché Vlahovic ancora abbiamo cominciato, ma insomma tra qualche momento andremo in gol. Bene, vediamo gli highlights della partita, di quello che è accaduto ad Arezzo, una gara che abbiamo perduta di rigore. Su calcio di rigore, peraltro sacrosanto, vediamo gli highlights. Una partita che possiamo dire giocata con due. Il primo tempo, guardate che azione di Koulibaly, perso palla Biondi davanti al portiere, insomma, possiamo parlare di un gol sbagliato. 15 minuti in cui Rieti veramente ha messo a ferro a fuoco la retroguardia dell'Arezzo, vedete quante occasioni. C'è stato anche un palo, ancora in contropiede Koulibaly, imprendibile, guardate che velocità. Però dopo, davanti al portiere, si è fatto un po' così, eccolo qui, lo vediamo, c'è la parata, anche qui il palo praticamente. Ma dopo questi primi 15 minuti è salito in cattedra l'Arezzo,
che ha cominciato a tallonare la nostra retroguardia. Qui c'è ancora un'azione dei padroni di casa, pallone di fuori di pochissimo, ancora l'Arezzo in avanti, praticamente erano finite le folate offensive degli Amaranto Celeste, quindi le azioni, qui c'è la traversa del numero 7 dell'Arezzo, insomma stava premendo davvero forte la formazione di casa. E poi c'è stato il calcio di rigore che vedremo tra qualche momento, un rigore praticamente sacrosanto, insomma si poteva anche evitare. Perez mi sembra che abbia causato il fallo da rigore, qui c'è un'occasione ancora, un calcio di punizione, una traversa piena su calcio piazzato, vedete insomma spinge forte l'Arezzo, ma la classifica parla chiaro, qui c'è una bella parata del nostro portiere, insomma un tiro e qui dovrebbe essere l'azione, l'azione del rigore, forse la successiva, eccola qui, questa qui, una spinta, se possiamo rallentare la regia vediamo che c'è il calcio di rigore segnato chiaramente, ma se possiamo rallentare quell'immagine per vedere che insomma il calcio di rigore c'è tutto. Dalla regia non arrivano notizie, forse ci provano, forse no, vediamo che cosa accadrà, è diventato tutto buio, va bene, poi cercheremo di rivederle. Sentiremo anche l'allenatore del Rieti, Boccolini, che tra qualche momento interverrà e ci racconterà come ha vissuto questa partita che poteva finire anche in altro modo. Allora, Annunzio, siamo alla quarta giornata di ritorno, ma la classifica non si muove. Non è che non si muove. Di quello che stanno facendo non credo che siamo in grado di farlo, la squadra è questa, ogni tanto nelle ultime 5-6 partite da quando è ripreso il girone di ritorno, diciamo, sta facendo delle discrete partite, però i troppi cambi che ci sono stati non fanno bene alle formazioni, è inutile che uno continua a dire sì, andremo, faremo, abbiamo vinto contro la prima in classifica, abbiamo preso 3 punti, ma se vinciamo con le ultime sono sempre 3 punti. Però quindi diciamo nel girone di ritorno abbiamo giocato 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta, quindi insomma siamo in perfetta. Sì, però le ultime 2 partite le abbiamo perse, le altre squadre qualcuno ha preso qualche punto e adesso siamo di nuovo lì che ci stiamo giocando il penultimo posto, che significa la retrocessione diretta. No, quello che voglio dire è che non si può improvvisare niente nel calcio. La Rieti quest'anno ha praticamente improvvisato tutto, ha improvvisato di cambiare i giocatori, l'ha presi, l'ha mandati via, li ha fatti ritornare, non ha mai la stessa formazione. Un po' ce lo mette anche l'allenatore, che ogni settimana cambia 2-3 non giocatori. Ci bruciare questa, che glielo chiediamo subito. Vabbè, tra qualche minuto. Ma tanto lui se sta sentendo, poi dopo ce lo spiega direttamente. Io no, se mi fate vedere 2 formazioni uguali giocate, io faccio un esempio che sta su tutte le cose. L'Inter ha giocato con 2 giocatori in meno la partita di domenica e si stanno lamentando perché non avevano la stessa formazione. Noi li cambiamo continuamente, cioè io non ho mai visto una cosa del genere. Poi glielo chiediamo, dai. Vabbè, allora è tutto qui, voglio dire, è difficile giocare il calcio in una maniera in cui non ci sono, cioè domenica ha fatto rigiocare, faccio un esempio, ha fatto rigiocare centrale uno dei 2 fratelli Menghi e ha messo fuori l'argentino che è stato preso. Ma se è stato preso un giocatore di un over e fanno giocare un under in un ruolo così un po' particolare, molto delicato, significa che più di quello non può, insomma, è quello che è. Benissimo. Se lo tieni in banchina significa che qualche problema. Glielo chiediamo. Ecco, bravo, chiediglielo tu. Abbiamo risposta a tutte queste domande. Benissimo. Davide. Ma attendevo appunto che prima intervenisse l'allenatore per capire un po', perché eravamo rimasti qualche puntata fa dove lui parlava anche di un punteggio importante in classifica, diceva anche, parlava anzi di tanti punti. 40 punti. Che mi sembrano francamente, vista la classifica di oggi, poi insomma, tante cose.
Rieti ha due facce, Svero, dalle interviste che si leggono, dalla cronologia, da quello che ci raccontano i cronisti, da quello che ci raccontano gli addetti ai lavori presenti, tutti parlano di un Rieti molto ben organizzato i primi 15 minuti per poi evaporare successivamente. Il problema secondo me non è tanto questo, quanto in realtà volevo capire se poi dopo aver preso quel gol ci fosse stato un benché minimo traccia, dico io, di qualcosa che comunque potesse rimettere la partita nei giusti binari. E a questo si aggiunge secondo me un altro aspetto che sottolineo, che Nunzio ci è passato sopra. Spesso e volentieri si è trovati di fronte a un'esigenza particolare di questo campionato, dove abbiamo visto insomma che ci sono squadre che riescono a non fare risultato da diverso tempo. Adesso sentiamo prima l'allenatore. Vediamo. Buonasera. Di me l'allenatore Alessandro, che salutiamo. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Non ti sentiamo. Mi sentite adesso? Adesso sì. Non so buonasera se hai... a tutti. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Sono 12 minuti che siamo in diretta, non so se hai sentito quello che ha detto prima il capitano e poi Davide. Purtroppo no, perché c'era un problema nella diretta Facebook e quindi non si è sentito nulla. Perfetto, allora ti faccio ripetere le considerazioni che stavamo facendo, che poi sono domande rivolte a te chiaramente. Ci sono i soliti opinionisti, li conosci chiaramente, c'è Davide, c'è Simone e c'è il capitano che ti salutano. Grazie, ricambio con affetto, buonasera a tutti. Allora, abbiamo visto gli highlights della partita e abbiamo visto Rieti a due facce, 20 minuti da protagonista con almeno 4 occasioni da gol, specie che con Koulibaly. Poi nel secondo tempo abbiamo sofferto, diciamocelo, un paio di traverse loro dopo che noi avevamo preso un palo e un calcio di rigore che probabilmente c'era, insomma, innegabile. Questo è un po' l'esame della partita e subito alle domande. Parto forse dalla seconda, da quella di Davide Festuccia, non so se la vuoi fare tu. No, io mister, innanzitutto ci eravamo lasciati l'ultima volta che ci siamo sentiti, che peraltro per noi sportivi anche era di buon auspicio in virtù poi del risultato positivo che c'è stato. Se ha rivisto un po' quei punti che ci disse l'altra volta, cioè quella soglia dei 40 punti di cui parlavamo l'altra volta. E la seconda domanda, se ha visto una squadra reagire dopo aver preso il gol su rigore, se ha comunque ha visto una squadra che ci ha provato a rientrare in partita. Allora, rispondendo alla prima domanda, la soglia dei 40 punti è, diciamo, l'obiettivo massimo, poi ovviamente ogni campionato fa storia a sé, quindi potrebbe essere 42, come potrebbe essere magari anche 35, quindi non è quello. Noi affrontiamo, come stiamo affrontando, ogni partita per cercare di fare più punti possibili senza vedere chi abbiamo davanti. Ovviamente per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico, ovviamente sì, però non è che ci spaventiamo come è successo col San Donato oppure con l'Arezzo. Sappiamo che noi sono tutte finali e quindi cercheremo il più possibile di raggiungere quella quota, ma sapendo che comunque poi speriamo tutti di no, ma si potrebbe comunque raggiungere la salvezza con i play-out, però nessuno vuole in questo momento guardare quell'opzione. E la seconda domanda, rispondo che avevamo improntato la partita secondo me molto bene, abbiamo giocato i primi 20 minuti molto bene, abbiamo creato tante occasioni. A mio modo di vedere, dopo il San Donato, l'Arezzo, anche se non sta legittimando, insomma, le sue qualità, e la squadra per qualità individuali più forte del girone, poi si è adattata, ha trovato il giusto compromesso, era anche più fresca e quindi nel secondo tempo ha preso più campo rispetto a noi e ci ha un po' schiacciato, comunque trovando soluzioni sempre da fuori che ci stavano mettendo in pericolo. La reazione c'è stata, ma non ha portato poi grosse occasioni da gol. Sì, abbiamo avuto 3-4 calcio d'angoli a fine partita, abbiamo avuto qualche punizione laterale, siamo andati dentro nelle mischie, però purtroppo non siamo riusciti a trovare la stoccata vincente per portare a casa almeno un punto. Prima del capitano ti volevo chiedere, ecco, in apertura, ci sono novità sulla richiesta di anticipare a sabato la partita oppure è definitivamente sicuro che si gioca domenica? Come era prevedibile, insomma, il Livorno ha fatto il gioco delle parti, per loro sicuramente sarà una partita
ultima spiaggia, forse la vedono così, quindi non ci ha concesso l'anticipo, ma va bene così, tanto noi non è che guardavamo mercoledì, noi guardiamo a domenica, e quindi quello che sarà sarà. Partita per partita. Capitano, allora? Sì, buonasera mister. Buonasera. Allora, come le dico sempre tutte le volte, a me quest'anno non sono molto soddisfatto per il fatto che tutti questi cambi non hanno portato sicuramente un'amalgama nella squadra. E oltre questo, tutti questi cambi di giocatori, oltre questi c'è anche il problema che lei spesso cambia formazione ogni domenica. Non so per quale motivo, se per motivi tecnici, motivi del coso. Detto questo, era una constatazione. Una domanda invece diretta. Lei domenica ha fatto giocare a centrale, a centrocampo, ha fatto giocare Menghi a posto della Cesani, dell'argentino. Come mai? Si è accorto che non è in grado di, non è quello che volevate, che avevo, volevate prendere? Come mai avete fatto giocare un under a posto di un over che tutto sommato doveva essere uno dei rinforzi di questa campagna? Mi piacciono le sue domande provocatorie, però le ricordo che c'è una regola degli under da dover sfruttare, e ci si è fatto male col San Donato, un centrale difensivo per noi importante come Cerroni, ma abbiamo tanti altri giocatori importanti, da qualche parte l'under va messo. Secondo me non è che Cesani è l'acquisto fondamentale, secondo me rispondo anche alla prima constatazione, perché per me non è così. Noi abbiamo un gruppo, abbiamo deciso di puntare su un gruppo da Cavorrano di persone, prima che calciatori. E questo, secondo me, purtroppo nelle ultime due partite non si è visto nei risultati, ma si è visto molto bene in campo, come attenzione, grinta, gioco, azioni anche col Monte spaccato. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol, non meritando sicuramente la sconfitta. So che anche lei stava allo stadio, quindi penso di non dire una... No, neanche una festa, lasciatemi passare il termine. Neanche la vittoria, mister. Era un buon pareggio, secondo allora, me. Sono opinioni, la rispetto, però assolutamente... Era un buon pareggio. Di... Non può dire che meritavamo la vittoria. Va bene, io accetto la sua critica, ma noi dall'alto vediamo meglio, le posso assicurare. Può darsi anche di no, perché poi la rivedo anch'io dall'alto, quindi... No, dall'alto si vede meglio la partita. Ma la vedo anch'io dopo a fine partita, l'ho vista tre volte. Sicuramente meritavamo di qualcosa in più, comunque. Sicuramente lei per esperienza ne avrà più di me. No. Detto questo, io c'è sempre, credo, una piccola critica sempre nei confronti di questa squadra. Io penso che da qui alla fine dell'anno abbiamo tre mesi, tutti noi dentro il campo, voi fuori dal campo, tutti di cercare di trovare una coesione, perché a prescindere da tutte le vicende che abbiamo e stiamo vivendo esterne, interne alla società, io penso che l'obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di portare questa squadra alla salvezza. Poi sì, altre situazioni, altre cose non le voglio neanche vedere. Cesani è un giocatore importante, ma se ha giocato Emanuele Menghi c'è un motivo, e sicuramente io lo so e i ragazzi lo sanno, quindi, e Cesani sarà sicuramente un giocatore importante nel futuro, se meriterà di giocare durante la settimana come tutti gli altri. Mister, lei ha detto poco fa una cosa che insomma non è che mi sia piaciuta molto. Lei dice che dovevamo avere più pazienza. Noi siamo penultimi in classifica e credo che Rieti sia una città molto paziente, perché nessuno sta facendo una contestazione né ai ragazzi né alla società, e forse la contestazione l'avrebbe potuta vedere benissimo ad Arezzo per altri motivi che a noi non ci riguardano in questo momento, però non può dire che Rieti sta contestando la squadra, lei o qualcuno. No, stiamo facendo delle piccole critiche, perché mi sembra corretto farle. Non ho detto più pazienza, ma ho detto più coesione. Dovremmo cercare tutti uniti di cercare di ma trovare più uniti di come siamo in questo momento. Non diciamo niente, siamo penultimi. Ci dica lei quello che dobbiamo dire. Ci dica lei. Io non sto dicendo quello che deve dire, perché lei, chi meglio di lei può dire quello no, che dice. No, voglio dire, noi stiamo criticando quello io che... So solo,
Io sto solo dicendo, lei fa delle critiche giuste, ovvie, come dice lei, perché guarda da sopra. No, io facciamo guardo da delle domande durante la settimana. Se si fanno con cognizione di causa, l'accetto. Se mi dice gioca un under al posto di un over, io da qualche parte lo devo mettere. Se lo metto da una parte, lo tolgo da un altro, quindi ci sarà sempre qualcuno che è scontentato da quella scelta. Però io volevo fare un concetto più generale. Anche io più generale. Posso trovare, visto che lei ha detto il Monte Spaccato, abbiamo demeritato, secondo me. Non ho detto quello, ho detto che era un buon pareggio. Secondo me, come si è impostata la partita, la dovevamo vincere, poi non siamo riusciti neanche a pareggiarla, quello è un dato di fatto e purtroppo... Lei ha visto un'altra partita però, mi scusi. Non devo venire a dire il primo tempo. Perché l'ho vista solo io e non lei, magari. Ma scusi, il primo tempo l'hanno dominato loro. Sono opinioni, chiaramente. Opinioni. Secondo me ha sbagliato stadio a questo punto. Lei ha sbagliato panchina, guardi, le posso assicurare. Le persone addette a fare le loro scelte. No, Alessandro. Vabbè. Alessandro. Io non le ho detto io, le ho detto che era un buon pareggio. Lei mi sta dicendo che io ho sbagliato stadio. Lei ha sbagliato. Ha detto che il primo tempo è stato come avrei avversari. Ha visto un'altra partita. Sono tutte rispettabili, Nunzio. Si mette in tribuna. L'ha vista in un'altra maniera. Quindi, Simone. Sì, è difficile adesso fare una domanda. Comunque va bene. Niente, a me piacciono un po' vedere i numeri, mister. Allora, abbiamo fatto un totale 20 partite, di cui due sono finite 0-0 e un'altra l'abbiamo persa a tavolino. Quindi io vorrei fare questi numeri che vi sto dicendo su 17 partite. Su 17 partite, in 9 partite abbiamo preso i gol negli ultimi minuti. E alcune volte, come nel caso del Monte Spaccato, ci hanno portato insomma alla sconfitta. Ecco, è un problema di mentalità, di non essere capace di gestire alcune situazioni. Cioè, perché questa squadra prende tanti gol alla fine? È un dato che ho valutato anche io, è evidente. Dall'altra parte abbiamo vinto anche delle partite, sì, è vero. L'abbiamo riagguantata all'ultimo. Credo che comunque è un andamento costante anche in generale del calcio moderno, chiamiamolo così, che comunque le partite non sono mai chiuse fino alla fine. Ovviamente non voglio generalizzarlo perché il problema è nostro. E ho levato Arezzo, che comunque sia rigore, non era proprio nei minuti finali, con Foligno sì, abbiamo pareggiato una partita in malo modo, rovinata, e col Monte Spaccato pure è stata rovinata da un episodio all'ultimo secondo, ma esatto. Questo più per bravura dell'avversario. Foligno invece è più colpa nostra. Anche con l'Arezzo è stata un'ingenuità sul rigore di un ragazzo, però non è avvenuto proprio nei minuti finali, quindi questa volta non lo prendo come dato. Però mi ricordo anche Scandicci, contro Scandicci in casa abbiamo subito il gol agli ultimi minuti e potevamo portare a casa un pareggio che facevano questi lavori. Certamente, mister, a Livorno fu 0-0 all'andata, ha visto qualche buco dove potersi inserire domenica, magari fargli male? Stiamo studiando con lo staff la partita per domenica, come avviene sempre, e sicuramente speriamo insomma di trovare la giusta chiave per andarli ad affrontare. Ovviamente è una squadra diversa rispetto all'andata, non tanto nei nomi quanto del gioco, che comunque ha avuto un cambio di allenatore, non ha portato tanti benefici nei risultati, però comunque sia una squadra che negli ultimi risultati ha avuto una vittoria ma tante sconfitte di misura, quindi giocherà molto offensivo perché gioca con 3-4-3, quindi cercheremo insomma di trovare le giuste soluzioni, perché per noi è una partita importantissima come per loro, quindi sarà quasi una finale. Giustamente dicevi partita per partita, bisogna vedere le cose come vanno, ma insomma ne abbiamo due, tutte e due in casa, bisogna fare punti necessariamente con la Pro Livorno che è ultima e poi con la San Giovannese che potrebbe essere un ennesimo scontro diretto. Insomma, cerchiamo in qualche modo di poter portare in cascina più fieno possibile. Questo è l'obiettivo di tutti, non è fuori discussione, quindi sappiamo domenica l'importanza
dei punti e sappiamo mercoledì anche l'impegno, però cerchiamo insomma di guardare a partita dopo partita, e quindi la prima è con Livorno, poi mercoledì ci adatteremo e vedremo anche chi è abile e arruolabile per la partita dopo 3 giorni. Però non ti voglio vedere così cubo, non ti voglio vedere così cubo, sii allegro, dai, stiamo parlando allegro, tra amici. Un'ultima domanda da parte. Sono molto fiducioso, quindi un'ultima domanda, ho visto la squadra molto bene da Caporrano. Mister, mi permetta una riflessione, la facciamo insieme però a voce alta, va bene? Ci proviamo a farla insieme a voce alta, questa riflessione. La prima, non c'è dubbio che lei sta facendo una formazione qui a Rieti che va oltre il confine dell'umano allenatore, dico io, chiaro? Ma lo dico io nel senso che comunque questa formazione che lei sta facendo forse si aspettava, o forse si aspettava nel tempo, qualcosa di diverso. La domanda che le faccio per avere un'apertura da questo punto di vista è questa. Oggi, presupposto il fatto che quello che è stato, quello che ormai è stato scritto, e mi piace il fatto che comunque lei oggi metta un accento, glielo dico io mentre lei ci pensi però a quello che dico, cioè ci rifletta, lei oggi dice per noi sono tutte finali, sono tutte partite che valgono come una finale, no? Che quindi carica di responsabilità l'ambiente, i ragazzi e perché no anche lei. La domanda che le faccio è questa: quanto oggi vede dell'ambiente intorno, non parlo tanto dal punto di vista tecnico, ma della cornice intorno che deve comunque tutelarvi e tutelare quello che sono i colori di Rieti, quanto crede lei in questo futuro e quanto crede in questo fine campionato? Domanda velata, però mi capisca, rispondo a livello tecnico, no? Quindi un po' magari sono uscito fuori dai toni giusti con il capitano prima, però il mio messaggio è un po' nella domanda che mi ha appena posto, nel senso che io vorrei, perché veramente credetemi, stiamo mettendo tutto e anche di più di noi stessi in questa causa, ma sia per noi stessi sia per questa città, che in qualche modo ci siamo qua da luglio, da fine luglio, e qualcosa dentro di noi è comunque scattato, e vogliamo assolutamente portare in porto questa nave, io parlo a livello ovviamente di classifica, nella miglior posizione possibile, perché non si merita questa classifica. Quindi vorrei che sia l'esterno, che ovviamente non so se sarà possibile, ma che sia l'interno, siano coesi per cercare di trovare quella marcia in più che magari possa servire, quella forza in più anche dall'esterno per i ragazzi. Io mi tolgo fuori, a me date tutto a questi ragazzi per dare quel qualcosa in più in campo che possa portare magari la vittoria e non la sconfitta. Quindi conferma mister che insomma per dare tranquillità a un giocatore, a un ambiente, dare delle responsabilità e dare una consistenza è fondamentale, cioè dare insomma una casa, un appoggio, un laccio, no? Per dare una ulteriore diciamo anche possibilità a questi giovani, a tutto quello che stanno dando e facendo in questo campionato. In questo penso che sia importante che anche la società capisca lo sforzo che stanno facendo i ragazzi e lei e lo staff in questa partita, che è anche fuori dal campo, mi permetta. Sicuramente sì, però nelle difficoltà a me non piace tanto parlare insomma degli affari di famiglia, chiamiamoli così. Però credetemi che la società, tra mille difficoltà, quello che può fare sta cercando in tutti i modi di metterci nelle condizioni migliori per poter affrontare questo fine campionato. Poi è inutile, io non faccio non voglio dire bugie o cose varie, sappiamo tutti le difficoltà che ci sono, in cui viviamo, le colpe non voglio sapere di chi e di chi non sono, a noi non ci interessa, soprattutto a me mi interessa trovare soluzioni, e di conseguenza spero che con poco o con tanto che abbiamo riusciamo a trovare la soluzione migliore per cercare
di salvare tecnicamente, parlo sempre sul campo, la società, perché questo è il mio compito. Mister, noi la ringraziamo. Esternamente non è il mio compito, non posso rispondere. Tarra, ti ringrazio veramente di questo intervento, mister. Bocca al lupo per domenica e poi anche per mercoledì. Ciao. Crepi, ciao, ciao a tutti, ciao. Grazie. Buonasera. Solo 60 secondi di pubblicità e poi non andate via perché c'è la parte forte della trasmissione. Igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio. Fabio Grillo Agenzia Funebre, unica sede, Viale de Iulis 68 70 72 Rieti, telefono 0746 20 30 34. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com. Big Mat Edil Tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabbricanti. Sognare, inventare, costruire. Bene, torniamo in studio, ancora si parlava così a voce aperta, insomma Nunzio ha sbattuto certe cose. Aspetta, c'è gente che si è complimentata, e questo lo posso dire, col capitano, nel senso che non la manda a dire, dice 100 capitani in campo. È il bello della diretta, ognuno la cosa bella è responsabilità di quello che siamo rimasti domenica allo stadio, eravamo 50, forse 30. C'ero io solo, stavo lì, bello, tranquillo, mi sono vista la partita del Santa Pace. L'ho vista bene la partita. Hai parlato, con Monte Spacchiato, l'ho vista bene. L'hai vista bene. Mi posso assicurare. Anche perché parlavi di contestazione, c'è stato un cartello ad Arezzo, l'hanno messo i tifosi dell'Arezzo, non noi. Non so se la regia vi può aiutare, perché insomma è un cartello, eccolo qui, non riusciamo a leggerlo bene che cosa c'è scritto. Io, guarda, leggi, che c'è scritto? I proprietari di Rieti contestati ad Arezzo dai loro ex tifosi, siete un fallimento. Quello è un po' troppo. Insomma, questo è quello che hanno detto i tifosi loro. Simone, abbiamo aperto la trasmissione per dire trovata la perdita, poi non abbiamo detto più nulla, non abbiamo fatto vedere niente. Sì. Insomma, che succede? Io parlo non perché sono esperto di perdite di acqua, lavoro al Comune di Rieti, all'ufficio tecnico, e l'ufficio tecnico si è impegnato molto alla ricerca di questo annoso problema che ci portiamo da anni. Insomma, come siamo? È stato, affidato un intervento a una ditta esterna, e ad oggi praticamente la perdita è stata quantomeno identificata e si sta lavorando per eliminarla definitivamente. Perfetto, poi ne parleremo, perché insomma noi questa trasmissione di acqua, trovata la perdita, si intendeva con l'acqua, io non voglio resto. Intanto vediamo l'amico Gianluca che ci sta guardando e ascoltando con attenzione. Ciao Gianluca. Buonasera a tutti, buonasera ragazzi. Come buonasera, stai? Buonasera, ben visto. Tutto bene, grazie. Cioè, oddio. Leggermente... Il tifoso d'Ernano oggi un pochino peggio, però... Ti vedo leggermente dimagrito. Beh sì, a Rieti si mangia da Dio, Asvero. Cioè, 3 mesi in meno ho preso 15 kg. Senti una cosa, stai vivendo un po' le vicende del Rieti oppure no? Stai a Terni, insomma, poi collabori con la televisione. No, vabbè, io un po' le seguo, perché comunque le seguo perché poi ho tanti amici, soprattutto... anche virtuali, no? Ormai diciamo così, per cui comunque sono rimasto molto legato, chiaramente, perché non ho mai nascosto comunque il fatto che anche per pochi mesi, ma per me è stata una vera esperienza importante, e sono rimasto legato. Chiaro che insomma fa male, ma da quando insomma me ne sono andato io è stata, se possibile, insomma ogni annata peggiore. Per cui chiaramente seguo e ti dico la verità, insomma, con molto dolore.
Senti, ma di quella squadra che fine hanno fatto? L'allenatore, Ceo, i giocatori, Pepe, Vasilei, insomma gente che avevi portata tu. Che però non andava bene, spero, perché non andava bene. Diciamo che, allora, era una squadra fatta al minimo risparmio. Stavo parlando stasera proprio con un mio amico straniero che stavamo parlando del più del meno e stavo ricordando quando io a Rieti ho fatto la squadra che in tutta la Serie C aveva il budget più basso di tutti, perché quello era la realtà, ok? Però da quella squadra ricordo sempre a tutti che ce ne sono stati due secchi che sono andati in Serie A, che sono Maestro e Gondo. Aspetta un attimo, poi parliamo di Maestro e Gondo, ma io volevo sapere innanzitutto l'allenatore. Gli altri ti dico, Ceu sta allenando in Serie B portoghese. Allora, le ultime tre partite è andato male, era in lotta per la promozione e considera che è stato eletto 5 volte già quest'anno allenatore del mese, della settimana, scusami. Sulla squadra della settimana 5 volte Riccardo è stato, io con Riccardo mi sento una volta a settimana, considera. Poi hanno venduto a gennaio, purtroppo la squadra ha problemi di liquidità, gli hanno venduto 2 giocatori importantissimi e adesso ha perso 3 partite di fila. Comunque sta a centro classifica tranquillo. E poi, amico mio, gli altri, cioè, li vedete da soli, dove, cioè, a parte Gigli lo potete vedere da solo, Ciastre, il portiere che era arrivato, sta in Portogallo in Serie C a fare il titolare, Vasileo sta in Serie B greca e credo che abbia già segnato 3 gol quest'anno, 4 gol, un altro che io continuo a ripetere sia stata una follia, ma questo lo dico senza... Cioè, aver regalato Javier Venanzio, te lo ricordi, ragazzino, sì, portoghese giovanissimo? Certo. Una follia. Quest'anno in Serie C in Portogallo ha già segnato 5 gol e ha 22 anni, ragazzino. Cioè, poi con Capuana aveva giocato lui, 6 partite segnando un gol su punizione. Quella è stata una follia. Un giocatore che potenzialmente potevi tenere a piedi e rivenderlo dopo 2 anni di CIA, 3-4 milioni di euro. Via, regalato così. Pepe. Purtroppo ho avuto un grossissimo... Io, guarda, siamo amici, però insomma poi subentra la privacy, ha firmato, andato via, cioè tanto perché era scarso, con Rieti, è andato via da Rieti, ha firmato in Serie A scozzese. Ha avuto un problema molto serio, purtroppo, e è praticamente 2 anni che è fermo. Beh, comunque... E questo mi dispiace, sì, perché aveva firmato in Serie A scozzese, ripeto, cioè no, non, capito, non in Serie C, Serie A. Di Arra, per dirtene un altro, si è fatto 3 anni... da titolare in Serie B portoghese, cioè, però qualche problemino c'è stato, Gianluca, consentimelo, qualche problemino c'è stato, perché insomma poi quella squadra fu smantellata, furono mandati via, insomma una serie di cose, non è che si... furono mandati via perché non erano quelli, cioè perché non l'aveva portati chi è venuto dopo di me. Aspetta, cioè bisogna dirle le cose, ragazzi, cioè lì i giocatori sono stati mandati via semplicemente perché non erano di chi è arrivato dopo di me, perché dopo di me è arrivato altri che devono mettere dentro gli uomini loro. E adesso voglio dire a chi ha fatto il presidente lì quanto gli è costato quella situazione dopo da gennaio in poi. Diciamole le cose come stanno, spero, perché se no, cioè, io ripeto, io sono ormai 2 anni e mezzo che aspetto la magistratura sulla mia denuncia fatta, la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza e la Procura Federale della BGC. Gianluca, non mi mettere in difficoltà, aspetto. Tu chiaramente ti prendi la responsabilità di quello che dici, io sono al di fuori. Cioè, io ho fatto una denuncia, non è che c'è una denuncia, ma poi mica ho denunciato il greco io, ragazzi, quindi figuratevi. Cioè, in questo, io ho denunciato i 2 greci, però l'ho denunciati per ovvi motivi. Cioè, ragazzi... qui le chiacchiere stanno a zero, cioè i titoli sui giornali, quando io diedi le dimissioni tu c'eri in sala stampa, quando io ho detto me ne vado perché mi vogliono far firmare il bilancio, io il bilancio non lo firmo, poi per 2 anni quel bilancio non è stato presentato in PGC, tant'è che dire, hai preso per 2 anni punti di penalizzazione, cioè non è che io mi devo prendere responsabilità, spero, le cose sono quelle. Senti, cioè chi ha venduto Conte e Maestro a quelle cifre, di che stiamo parlando? Cioè Rieti, vendendo Conte e Maestro a quello che devono essere venduti, adesso ancora stava in Lega Pro e stava tranquillo. Non veniamo a dire adesso stiamo retrocedendo dalla Serie D in eccellenza. Ripeto, Maestro Gianluca Marini, uno che ha giocato in Under 21, che sta con la Lazio e che fa 3 anni di campionati B consecutivi, l'ha portato a Rieti al minimo salariale. Ok, Fabio con me ha firmato al minimo salariale.
Di che parliamo? Gondo invece? Gondo aveva firmato a 2.500 euro. Ti rendi conto? 2.500 euro al mese. Cioè, voi quando avete vinto il campionato interregionale sarebbe stato uno di quelli meno pagati. Gondo. Che sta in Serie A. Senti, ma Dell'Icardi, spero, Dell'Icardi dalla Juventus. Dell'Icardi 5 presenze in Serie A ha fatto. Con Adegue, un altro ragazzetto di colore del Perugia. 8 presenze in Serie B e adesso è titolare a Messina in Serie C. Ma di che parliamo? Beh, insomma, certamente sì. Senti, qualche domanda da parte degli amici studio sicuramente c'è. C'è Davide che vuole chiedere, quel capitano che conosci, Nunzio, Rucci, Simone, insomma, hai trattato, ti ricordi? Sì, io faccio... Salve Marini. Ben rivisto intanto. Grazie, veramente di cuore. No, anche perché ho alcune critiche, ma ho anche dei complimenti. Le critiche per aver smantellato una squadra, io non sono mai d'accordo su quelle cose, però tu l'hai fatto, diciamo, che aveva vinto un campionato. Io sono sempre l'idea che la squadra che vince un campionato può vincere anche quello successivo con qualche innesto fatto bene. Tu invece l'hai smantellata e hai preso tutti i giocatori, alcuni molto bravi come quelli che hai nominato prima. E sono stato pure uno forse dei pochi a dire che sì, la squadra quell'anno si è salvata per i punti che avevate fatto precedentemente, perché poi prendere 13 giocatori, perché dopo sono stati presi 13 giocatori, è facile fare gli stessi, più o meno gli stessi punti. Quindi questo sì, permettimi, scusa, ti interrompo un secondo. 13 giocatori che costavano il triplo dei 20 che avevo preso io. Vabbè, quello era sottinteso. Tu sei stato bravo a prendere un po' qui, un po' lì, non si sa bene dove. La domanda invece è: perché te ne sei andato? Per quello che ti ho detto adesso, io non ho, guarda... No, non ho capito bene, a un certo punto perché siete andati via? No, allora, senti, innanzitutto ti dico una cosa che così almeno la chiariamo. Cioè, io sono stato identificato con il Greco e questo è ragionevole e giusto, perché poi la storia è lunga, ma la realtà è che io lì sono stato portato dal Greco con cui avevo lavorato quando avevo portato Gattuso in Grecia. Quindi su questo io mi prendo tutte le mie responsabilità. Poi, e quindi quello è l'errore, così come sono io il primo a dirtelo, prima ti ho nominato ottimi giocatori, ma io ho preso anche 4-5... solere quelle pesanti, te lo dico, però per fortuna non costavano niente e quindi l'avevo ammortizzata. Cioè non è che io sono arrivato e ho fatto il fenomeno, ho preso anche 4-5 giocatori veramente scarsi. Detto questo, io me ne sono andato perché mi sono ritrovato, amico mio, con una situazione in cui senza senso, perché credimi, la tempistica è una cosa tecnica, ve lo può spiegare qualunque commercialista. Un mese e mezzo prima di quello che sarebbe stata la scadenza mi è stato messo davanti il bilancio dei piedi dell'anno precedente e io avrei dovuto firmarlo. E siccome io non sono scemo, ho letto quel bilancio e ho detto io questo non lo firmo. Ma soprattutto perché mi sembrava molto strano che di punto in bianco mi venisse imposta una cosa che, ti ripeto, questi sono i dati, cioè le parole volano, questi sono dati. Era troppo... cioè, non aveva senso farmelo firmare un mese e mezzo prima di quella che sarebbe stata la scadenza naturale. Una, due, tre volte, la quarta volta ho preso il bilancio, l'ho portato da un avvocato di Perugia fortissimo e lui mi ha detto non firmare, fine. Per cui io ho detto al Greco io questo non lo firmo e lì mi è stata fatta una guerra totale, per cui ho dato le dimissioni, fine. Cioè per quello che riguarda me. Perfetto. Poi il Greco è rimasto, ha rivenduto la società a Curci. Curci gliel'ha pagata, ragazzi. Chiedete lì, cioè non venite a chiedere a me, cioè non è che sto millantando o calunniando, è un dato di fatto. Il Greco se n'è riandato riprendendo i soldi da Curci. Gianluca, tu sei un fiume in piena, ci vorrebbero ore per stare con te. Davide, un'altra domanda, poi ti dobbiamo lasciare perché insomma. Allora, innanzitutto, buonasera. Ciao Davide, buonasera a te. Noto con piacere che lo slang è rimasto uguale comunque. Gianluca, la tua verve e la tua
e la tua animosità sono rimasti uguali, e peraltro anche come motivi tutti i discorsi, magari ce ne fossero oggi come te, dico io, che almeno ci danno delle spiegazioni più o meno logiche, perdonaci, ma comunque con un senso calcistico, chiaro? Bravo, bravissimo. E giro pagina. Una domanda mi viene spontanea, prima hai volato su due esempi, Maestro e Gondo, ma oggi ci sono ancora dei soldi in ballo con questi due giocatori? C'è ancora qualcosa da... Io questo, caro, questo non posso saperlo io, perché loro sono stati venduti quando... Allora, io quando ero lì ricevetti delle offerte per Maestro, una la sanno tutti che era il Parma che lo voleva. Parma, sì. Ah, tu, questa è di dominio pubblico. E poi dopo io sono stato mandato via, o comunque diciamo no, diciamo, io insomma vabbè, io la vedo così, sono stato mandato via, comunque io me ne sono andato, e la trattativa che è stata fatta dopo fa tutta capo alla gestione seguente, quindi io non ho idea. Io so che quello che mi era stato detto, però qui relata refero a Svero e Davide tutti, io reputai una follia, cioè veramente al limite della pazzia, aver venduto questi due giocatori senza aver messo una scaletta per obiettivi. Cioè io quando vendo un giocatore di questo livello nelle mie squadre, lo vendo alla Lazio e dico ok, allora se esordisce in Under 21 mi dai 500.000 euro in più, se fa 10 gol mi dai 1.000.000 di euro in più, cioè si fa così. Questi sono stati venduti secchi a quel prezzo. Prendetevela con chi è venuto dopo di me. Gianluca, ci possiamo anche fermare qui? Siamo vicini a Terni, sono 20 minuti di strada. Io ti voglio ospitare qui in studio, perché insomma voglio parlare a lungo con te in diretta. Assolutamente, guarda, spero molto molto volentieri, io quando vuoi lo sai. Cioè, io stavo a dire anche stamattina, non ho detto niente a nessuno, però... Perché si mangia bene? Perché si mangia bene? Perché si sta bene? A trovare un amico per la questione dello scrittore. Sapete che io poi ho pubblicato libri, racconti e quant'altro. Ma alla scia che è successo? Ne parliamo tra qualche momento. Dobbiamo far vedere delle immagini e poi c'è la risposta ufficiale del consigliere comunale con delega allo sport. Segui la trasmissione. Allora rimango a guardarvi. Rimani sintonizzato. Ciao Gianluca. Ciao ragazzi, grazie. Buonanotte. Ciao. Buonasera. Gianluca è un fiume in pieno e ha introdotto al discorso quello che volevamo affrontare da qualche momento, il caso Ciccaglione, la scia. Vediamo delle immagini per favore, perché insomma vogliamo rendere dotti chi non conosce le condizioni di questo che è stato un campo che doveva essere il fiore all'occhiello della città, dove i giovani potevano giocare tranquillamente. Guardate, queste sono le foto che abbiamo potuto reperire di questo impianto sportivo, che ha visto almeno con gli allenamenti, ma giocavano anche le gare di campionato, squadre, anche l'under, anche la nazionale femminile mi sembra si sia allenata qui alla scia. Insomma, era un campo davvero di primordine, un campo che ora si trova in queste condizioni, che sicuramente non è spiegabile una cosa del genere. E allora ce lo siamo chiesti, ce lo sono chiesti in molti arieti, ma che cosa accade in questo impianto, in questa ex scia così nominato a Ciccaglione? La nomina, sono stato io uno dei fautori insieme ad Umberto Fusacchia di intitolare questo campo all'amico Ciccaglione, che era il responsabile del calcio della FGC Arieti, quindi abbiamo voluto dedicare questo impianto sportivo. Ci fu una bella inaugurazione veramente in pompa magna, le massime autorità cittadine e non sono venute per così inaugurare e tagliare il nastro a questo impianto. E ora ci siamo chiesti in tanti che cosa accade, che cosa è successo. Lo abbiamo chiesto al consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati. Più volte ha risposto e abbiamo voluto mettere in grafica la sua risposta. Se la regia mi aiuta la possiamo mandare. Simone, io non ci vedo, sono ciecato. La leggi per favore. Ok, allora, buongiorno. Il manto erboso sintetico non è più omologato in queste condizioni dopo numerose segnalazioni della federazione. C'è necessità di sostituirlo. La non conferma dei secondi tre anni di gestione della FC Rieti da parte del Comune nasce perché il Comune, non avendo disponibilità economiche per fare l'investimento da solo, ha chiesto ai gestori se fossero intenzionati a farlo. La risposta è stata negativa, quindi si è scelto di fare una nuova indagine di mercato per la gestione, per individuare soggetti disposti a riqualificare l'impianto.
La manifestazione di interesse è stata giudicata dalla società BF Sport Rieti. Quest'ultima ha presentato un piano economico-finanziario al Comune per la qualificazione dell'impianto, compreso il manto, da circa 400.000 euro in cambio di un periodo di gestione di 14 anni. I dirigenti del Comune di Rieti hanno ritenuto di non essere direttamente in grado di dare un parere di congruità, investimento anni. Così si è optato di chiedere supporto a un ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che rilascia pareri di conformità sul project financing. Siamo in attesa da diversi mesi della loro risposta e continuiamo a sollecitare per averla prima possibile. Sia il Comune che i gestori hanno tutta l'intenzione di riqualificare questo importante e strategico impianto. Ci scusiamo per i tempi che in questo caso non riguardano direttamente il Comune. Buon lavoro e buona giornata a tutto il gruppo. Ecco, questa è la risposta del consigliere comunale. Tradotto, Davide. Innanzitutto io credo che nel rispetto della persona a cui è stato dedicato l'impianto dovremmo fare tutti un passo indietro e non un passo avanti. Vabbè, perché poi il ricordo non di un campo laterale, ma di un campo che oggi è dentro il cuore della città, ancor di più ci stride su quello che è la nomenclatura della città dello sport, cosiddetta come Rieti. Secondo ragionamento che faccio è quello relativo alla possibilità di fare. Con Nunzio tante volte, basta che ci sfogliamo gli annali, no Nunzio? Ne abbiamo viste tante e tanti di racconti fatti in quell'area che doveva essere un po' da perimetro nei confronti di un quartiere che stava nascendo, che era quello dei Campoloniano. Tanti presidenti sono passati, ne ricordiamo alcuni, Palombi, se ci ricordiamo, insomma ce ne sono stati tanti, diversi, che hanno presentato sempre progetti e hanno presentato tante belle idee. Oggi però io credo che sia opportuno non più idee ma il fare. Innanzitutto ripristinare quello che è la sicurezza e la salute di un ambiente, che è la prima cosa. Io credo che non ci serva tanto per poi decidere innanzitutto di mettere in sicurezza l'ambiente, certo. Perché quello che vediamo oggi secondo me è poco di sicuro che c'è. Certo. Due, fare in modo e maniera che una volta che sia messo in sicurezza sia anche vincolata questa sicurezza a un progetto vero, perché il consigliere con delega fa un passaggio nel quale dice che appunto trovare delle persone che siano disposte a valutare il progetto presentato e poi capire se quel progetto sia congruo è da una parte vero, perché corrisponde al vero in quanto poi questo è la prassi naturale delle cose, dall'altra però dobbiamo assolutamente con urgenza e giro pagina mettere invece a posto la situazione della scia a Svero, perché questo che vediamo oggi è fuori di luogo. Infatti io volevo dire che se qualcuno voleva intervenire, ormai è tardi, ma, per quanto riguarda Babadook, oppure vuole ancora parlare di questa situazione, è invitato fin da adesso a venire qui in trasmissione con noi per poter parlare. Dal momento che si parla di questo progetto, quindi al limite potrebbero essere le persone adatte per illustrare meglio questa situazione. Quindi... Però, se ho capito bene, la società Babadook ha fatto un'offerta che quindi sì. Loro... sono più che tranquilli di quello che hanno fatto. Certamente sì. Ma io invece voglio fare un altro tipo di ragionamento. Cioè, se Babadook lo sistema, per carità, ogni cosa che viene sistemata anche da privati, secondo me è benissimo. No, io voglio dire un'altra cosa. Io ho avuto la fortuna di fare il presidente quando fu inaugurato lo stadio Centro Italia e avevamo l'antistadio e la Rieti aveva allora l'antistadio e la scia. Per questa componente di campi, questa situazione, erano venute qui sia Zamparini, che allora andammo a Venezia a parlare e ci fece delle sponsorizzazioni perché vedeva nella Rieti una crescita che poi magari per qualche anno c'è stata e poi non è stata proseguita. E poi ci chiamò anche la Juventus. Andiamo a Torino a parlare con la Juventus, perché non tutte le società hanno la fortuna di avere questo tipo di struttura a livelli di Serie D o di Serie C, non ce l'hanno poche squadre, certo, in Italia. Quello che diceva, quindi, Davide, della città, esatto, dello sport. Quindi sì, ma io parlo proprio della Rieti Calcio. La Rieti Calcio doveva mantenere tutti e tre i campi,
cioè dovevano essere in gestione della società calcio maggiore di questa città. Non abbiamo fatto finire Davide, scusa Davide. No, il concetto era questo. Fondamentalmente aggiungo solamente una cosa. Nel momento in cui c'è un progetto fatto da parte di, per esempio, poteva essere giusto quello che dice Nunzio, da parte della società maggiore, la società che di fatto è la mamma di tutte le altre piccole società, certo. Doveva e poteva essere accompagnato questo progetto con una serie di altri lasciti da parte del comune che ti permettessero di fare un briciolo di economia. Perché a Svero, qui oggi bisogna entrare anche nella logica, a mio avviso, che non è sbagliato fare dell'economia sullo sport. Certo. Non è un sacrilegio, certo, fare in modo e in maniera che intorno all'impiantistica sportiva possano nascere altre attività commerciali. Anzi, viva Dio, certo, perché quelle sopperiscono, esatto, a quello che ci sta. Esatto. Esatto. Quindi io mi immagino che intorno alla scia, per poter reggere la scia, per poter far funzionare la scia, ci sia la possibilità, sia data la possibilità, fai bene Nunzio, di dire guardate che anche se ci fosse un imprenditore, pazzo o sano che sia, disposto a veicolare, certamente, delle risorse, certo, per questo, ma viva Dio, direbbe qualcuno, che investa anche in maniera sana intorno a quello che poi può essere l'indotto creato. Tutto, ma noi qua abbiamo fatto sparire i settori giovanili, non si sa dove si allenano. Guardate, dai ragazzi, guardate che ci sfumano, mancano 3 minuti al termine della trasmissione. Questa sera avevo annunciato sarebbe stata vibrante, vabbè, ma lo è stato, ma torneremo sull'argomento, perché ho detto, ho invitato fin da adesso sia Marini che qualcuno del Babadook per poter ritrattare i due problemi che sicuramente stanno a cuore alla tifoseria areatina, perché insomma se la squadra non va troppo bene, se si può parlare poco di calcio, si può parlare anche di politica sportiva, e chi meglio di questi personaggi lo può fare. Forse abbiamo parlato un po' troppo e non abbiamo risposto a qualche messaggio. No, ce n'erano un paio, ripeto, i primi sono stati tutti per 120 Nunzio. Secondi. Eh? No, i primi sono stati per Nunzio. Nunzio questa sera ha sdoganato un nuovo giornalismo che non è solamente quello di facciata, ma è quello anche di impeto, cioè quello che ti dice un po' quello che pensa. E sono contento. Anche se qualche volta qualcuno si può irrigidire, però la cosa bella è che quello che dice poi in realtà prima l'ha pensato. Certamente. Quindi non viene fuori da una corà o da un livore che porta presunto, ma solamente l'amore per questi colori e per i colori che lui ci ha passato peraltro una vita a difendere, credo che sia la persona più titolata a fare che cosa? Una tiratina di orecchie, dico io, quando le cose, secondo lui e secondo noi, non vanno sportivamente per il verso giusto. Sono veramente contento e soddisfatto che sia stato il capitano a dover parlare, perché è la persona, come dici tu, davvero più titolata. Prossimo turno, dobbiamo vederlo rapidamente, scusami regia, mancano 60 secondi, ma li possiamo ancora raccontare. Eccolo qua, è Cascina San Giovannese, Flaminia Cannara, Foligno Arezzo, Caurrano San Donato, Lordano Scandicci, Monte Spaccato di Ferno, Rieti Pro Livorno, Tressina Poggi Bonzi, Unipomezia Pianese. Se vi abbiamo annoiato... 30 secondi. Ok. 30 secondi, dai. No, pure Simone devi dire una cosa. Sì, 30 secondi, altrimenti ci sfumo. Allora, io i miei 30 secondi me li gioco ricordando un caro amico che 5 anni fa ci ha lasciato, che era un tuo collega di giornalismo, e Torquato Cocuccioni. È stato per me un amico, una persona che ha dato a questa città, presidente dei veterani dello sport, vicepresidente nazionale dei veterani dello sport, cioè una persona che si è data da fare veramente, e che era veramente una brava persona, lo voglio ricordare. E siccome l'estate noi facciamo dei tornei per un allenatore della Rieti che è Marcello Alberici, spero di inserirlo in questo torneo per poterlo ricordare. Un anche premio a Torquato, sì, in memoria di Torquato Cuccioli. Grazie per la. Mi associo sicuramente a questa tua iniziativa. 30 secondi. 30 secondi, non parole mie, ma di Luca Ludovici, che si lamenta del fatto che parliamo di impiantistica e non l'abbiamo chiamato. E qui Luca, scusami, chiedo scusa, chiedo perdono, quello che vuoi, Luca. Ti invito fin da adesso, martedì prossimo ti voglio qui. Ma era giusto che questa ma volta, le cose si perché sono... noi dovevamo prima parlare, ma dove lui si prepara, Luca, la prossima volta. Vabbè, è stato così. Luca, ti invito fin da adesso,
Davide, 30 secondi no, anche di meno. Doveva essere una trasmissione soft, doveva essere una trasmissione da vapore, acque o quasi, e invece abbiamo rifatto tarantelle, perché comunque doveva essere quello che c'è. Bene, bene. Grazie. Abbiamo gettato le basi. Le tarantelle vanno le bene, basi, come dice basi. Davide, quando, fino a quando rimangono nei limiti della correttezza. Esattamente. Ringrazio Davide. A voi. E ringrazio Simone, e ringrazio il capitano. Grazie. Con voi. Arrivederci a martedì prossimo. Buonanotte. Igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio. Fabio Grillo Agenzia Funebre, unica sede, Viale De Iulis 68 70 72 Rieti, telefono 0746 20 30 34. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com. Big Mat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabbricanti. Sognare, inventare, costruire.